5 curiosità sul Natale che ancora non sai. Benvenuti in Kiwi. Bello a tutti ragazzi, Sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi ragazzi mi vedete con queste palle in testa natalizie. Perché? Perché è il periodo di Natale, quindi si sta avvicinando il Natale e quindi vi parlo ovviamente del Natale, di 5 curiosità che ancora non sapete sul Natale. Ok ragazzi, ma prima di iniziare ricordatevi di farmi il regalo di Natale, cioè di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare e fare tutte le cose che dovete fare sempre. Quindi ragazzi, dai, fatemi questo regalo di Natale, iscrivetevi al canale. Ok ragazzi, dai su, dai. Quindi iniziamo ragazzi subitissimo dalla prima curiosità. La prima curiosità è che Babbo Natale lo conosciamo tutti, arriva il 25, porta i regali, è tanto buono, è tanto coso. Quindi anche lui c'è un suo nemico ragazzi, anche lui c'è un suo nemico, si chiama Krampus ed è un demone con denti aguzzi e corna da caprone. E questo che fa sto Krampus? Segue Babbo Natale, gli va dietro a Babbo Natale per vedere i bimbi cattivi. Cioè Babbo Natale quando dà a cosa che vede i bimbi cattivi che c'ha sulla sua lista, Krampus va a questi bimbi cattivi e gli mangia le budella. Ok, e quindi anche viene anche festeggiato il 5 dicembre alla sfilata di San Nicolò in Alto Adige e in Austria. Ah, che bello, questo Krampus mi sta simpatico, questo Krampus mi piace. Seconda curiosità, che dopo Pasqua anche Natale ha la sua isola. E certo, è che è da meno il Natale in confronto a Pasqua, anche Natale ha la sua isola. E infatti si chiama Christmas Island nell'Oceano Indiano, scoperta il 25 dicembre del 1643 ed è abitata da 600 persone e milioni di granchi rossi. Milioni di granchi rossi ragazzi, che nella stagione delle piogge migrano in massa ricoprendo ogni centimetro, ogni cosa di sti granchi rossi. Quindi vedi tutto sto appezzamento di cose che si muovono rossi perché stanno migrando e quindi invadendo completamente l'isola. Che bello, mi piace. Terza curiosità, che ogni presepe ha il suo microcosmo. E infatti questa volta andiamo direttamente in Spagna, perché nel presepe della Spagna, dall'interno, oltre al bue, l'asinello, il fattone, la vandara, diciamo, ci mettono pure il caganer, questo che sarebbe un pastore che caga. Eh sì ragazzi, infatti se avete seguito anche il video dell'anno scorso ve ne ho parlato di questo caganer, diciamo. Però questa volta lo mettono anche nel presepe, il caganer, il fattore, il contadino che caga così in mezzo al bosco, diciamo. Quarta curiosità, che tutti quanti conosciamo Christmas Carol. Ci avete presente il titolo del famoso racconto di Charles Dickens? Ebbene, è proprio a questo personaggio è ispirato Zio Paperone. Infatti Walt Disney si è ispirato proprio a questo, perché è anche lui ricco e tirchio, e messo insieme è ricchio. E quindi si è ispirato a questo Christmas Carol da fare Zio Paperone. E quindi anche questo Zio Paperone è coinvolto con Natale, diciamo. Quinta curiosità, che la canzone Jingle Bells è stata la prima canzone ad essere cantata nello spazio. Cioè lo spazio, l'immenso spazio, ascoltato come prima canzone
Jingle Bells. Infatti, questo curioso avvenimento risale al 16 dicembre del 1965, quando due astronauti a bordo della navicella Gemini 6 conclusero il primo attracco ad un'altra navicella, la Gemini 7, e quindi per festeggiare, dato che già si sentiva l'aria di Natale, cantarono Jingle Bells, e quindi lo spazio ebbe questa bella felicità di essere, di ascoltare la canzone Jingle Bells. Vabbè, e quindi ragazzi, vabbè, quindi voi lo sapevate, sapevate ste curiosità? Se le sapevate scrivetelo nei commenti, se non lo sapevate scrivetelo sempre nei commenti, insomma però scrivete sempre le cose nei commenti ragazzi. Noi invece ci vediamo al prossimo video di lunedì, dove vi spoilererò la settima e ottava puntata della serie Mercoledì ragazzi, quindi dai che qua stiamo per finire, poi vi dirò tutto il sunto della serie, cosa ne penso e le votazioni. Vabbè ragazzi, poi mi raccomando iscrivetevi al canale, fatemi sto regalo di Natale.